Allora, come abbiamo detto, Schiller non rientra propriamente in un discorso di romanzo horror, però comunque è fondamentale conoscerlo perché questo romanzo comunque influenzò tutti gli autori che vennero dopo di lui e che scrissero appunto romanzi, diciamo, basandosi ovviamente su questo discorso di inquietudine e di apparizioni spettrali, ma calcando molto di più i toni rispetto a non quello che aveva fatto Schiller. Allora, il breve romanzo Il Visionario venne iniziato da Schiller nel 1786 e vide la luce soltanto nel 1789, incompiuto, dopo circa 3 anni di lavoro discontinuo e numerosi ripensamenti. Opera insolita nel corpus dello scrittore, percorso da brividi gotici e immersa nelle tetre atmosfere di una Venezia dedita a segrete pratiche occultistiche, Il Visionario ebbe subito un grande successo, influenzando decine di scrittori e conoscendo numerose tradizioni in tutta Europa. Quella che qui si ripropone è la prima in lingua italiana, esemplare per fedeltà e resa stilistica, ad opera di Giovanni Berchet, uno dei maggiori esponenti del nostro romanticismo. Questa effettivamente è anche l'edizione, diciamo, più, diciamo, scritta con un italiano un pochino datato, un pochino anacronistico. Potete comunque cercare, se volete leggerlo, magari iniziate leggendo delle traduzioni in italiano più moderne, ecco, in italiano diciamo nostro contemporaneo, comunque simil contemporaneo, perché comunque se leggete la primissima traduzione italiana che è stata fatta nell'Ottocento italiano, ovviamente l'italiano usato è un italiano di quel periodo, quindi magari qualcuno potrebbe trovarlo un po' troppo ridondante, un po' troppo prolisso. Direi appunto adesso di leggervi, adesso che vi ho letto un po' così la trama, di leggervi un commento critico, un breve commento critico all'opera. Io appunto le possiedo tutte e due, sia quella, diciamo, la prima edizione in italiano, la prima traduzione in italiano, sia quella, diciamo, in italiano più contemporaneo, più moderno. Allora, scritto in seguito al processo a Cagliostro 1785, simbolizzato dalla figura del siciliano, Il Visionario è l'unico romanzo del grande poeta e drammaturgo tedesco Friedrich Schiller, nato a Marbam am Neckar nel Ducato di Württemberg nel 1759 e morto a Weimar nel 1805. Racconto nero, poliziesco d'intrigo in cui è presente una riflessione filosofica sulla moralità e il rapporto fra l'uomo e il mondo. Questo romanzo fu tradotto in Inghilterra nel 1795 ed esercitò un potente influsso sul romanzo gotico inglese, in particolare sull'opera di Anne Radcliffe. Appunto, come dicevo, in realtà la stessa Anne Radcliffe, che è la regina del romanzo gotico, è stata influenzata da Schiller, nel senso che lei aveva letto Schiller, e non solo lei, e quindi di conseguenza le opere di Anne Radcliffe, che comunque sono nettamente superiori per stile, per trama, per atmosfere all'opera appunto di Schiller, in realtà per forza di cose sono state influenzate da Schiller. Il Visionario è soprattutto la storia della corruzione di un'anima manovrata dall'esterno, intrapresa con obiettivi precisi e condotta con ponderazione ai danni del protagonista. Lo si potrebbe considerare un romanzo pedagogico alla rovescia, un romanzo di formazione in chiave negativa. È ambientato in una Venezia presa dalla frenesia del carnevale, città licenziosa e corrotta, teatro di intrighi di ogni genere. Peraltro la stessa Anna Radcliffe sceglie di, esattamente poi come anche Horace Walpole, scelgono di ambientare i loro romanzi gotici proprio nella nostra Italia, perché era un po' una consuetudine letteraria del tempo, in questo particolare genere narrativo, che le storie venissero ambientate in Italia. Ad esempio, per dirvi, Anna Radcliffe sceglie come scenari delle sue trame Napoli e la Sicilia, quindi per dire, e Horace Walpole invece sceglie Otranto, quindi per dire, c'era un po' questa consuetudine in questi autori stranieri, che per le loro storie inquietanti sceglievano proprio l'Italia, perché comunque dava più un'idea di esotico, ecco, ad occhi comunque inglesi, tedeschi o francesi. È proprio in questa cornice di feste e degradazioni, oltretutto mai conosciuta dal vero da Schiller, il quale riuscì a ricostruirla soltanto con il contributo della sua fantasia, che l'autore ci fa raccontare da un cortigiano di nobile sentire la misteriosa storia di un principe tedesco, il quale, essendo il terzo della sua casata, aveva ben poche probabilità di regnare. Il romanzo però è appena cominciato, quando un enigmatico armeno gli dà notizia che nella lontana Germania è morto il primo dei suoi rivali.
Da questo momento scatta nel protagonista una lotta interiore fra le sue convinzioni morali e religiose e una smania irrefrenabile di potere e corruzione. Il principe si lancia nel vortice della vita mondana, gioca, accumula debiti, continua a spendere con prodigalità, si lega a compagnie dissolute fino a perdersi dietro la passione furiosa per una bella ragazza greca. Ecco la scena dove il nostro protagonista vede la ragazza greca, che viene descritta quasi come se fosse un fantasma, è sicuramente la parte più bella del romanzo e anche la parte che più influenzerà gli autori gotici che verranno dopo Schiller. Nel portare avanti questo romanzo, Schiller non appare tanto affascinato dallo snodarsi di una storia apparentemente inverosimile e densa di fatti straordinari, quanto dal manifestarsi di una volontà diabolica che muove l'intera vicenda. E questa volontà, o se si preferisce questo potere occulto, non ha nulla di soprannaturale o di prodigioso. È invece essenzialmente umana, si prefigge fini concreti e allarmanti, serve una causa precisa, poggia su un'abilità psicologica davvero infernale, capace di individuare la debolezza della vittima prescelta e di manovrarla in vista dei suoi intenti. Allora, direi adesso di leggervi, vi leggo giusto un breve stralcio, ecco, giusto per darvi un po' un'idea di questo romanzo. Poi ovviamente se vedete che come stile vi piace, che vi intriga, che vi ha incuriosito, potete benissimo richiederlo in biblioteca. Ripeto, se richiedete questa qua, che è l'edizione, diciamo, scritta, ecco, tradotta da Giovanni Bercetti, ovviamente è più difficile da leggere, è un pochino più anacronistica. Potete comunque iniziare, io le ho lette entrambe, potete comunque iniziare a leggere quelle tradotte in italiano un pochino più moderno. Racconterò un fatto che a molti potrà sembrare incredibile, del quale io stesso sono in gran parte testimone oculare. Ai pochi che sono al corrente di un certo avvenimento politico, se questi fogli li troveranno ancora in vita, esso potrà fornire una spiegazione che giungerà loro gradita. Ad altri, anche senza questa chiave, potrà giovare come contributo alla storia dell'impostura e dei traviamenti dello spirito umano. Si proverà stupore di fronte all'audacia dei fini che la malvagità è in grado di concepire e di perseguire. Si proverà stupore di fronte alla singolarità dei mezzi cui essa è in grado di ricorrere pur di riuscire nel suo intento. Solo il rigore della verità guiderà la mia penna, poiché quando questi fogli appariranno io non ci sarò più e non avrò nulla da guadagnare né perdere da questo racconto. Ecco, era un po' un escamotage dell'epoca, peraltro è stato usato questa ficzione narrativa è stata usata anche dal nostro Manzoni. Quello che l'autore iniziasse il prologo del suo libro dicendo che aveva trovato un antico manoscritto, oppure anche dicendo che lasciava un po' questo memoriale per i posteri. Ecco, sono due tecniche narrative molto usate comunque da questo tipo di romanzi. Ad esempio, per dirvi, Anna Radcliffe nel romanzo siciliano ricorre proprio a questo artificio del far credere che la storia sia stata trovata da un visitatore delle rovine del castello che parlando con un prete, con un frate, è riuscito poi a pervenire a un antico manoscritto che appunto narrava tutta la vicenda che poi l'autrice scrive, quindi per dirvi sono tutti artifici letterari che servono a rendere più, diciamo, più inquietante o più verosimile la vicenda. Durante il mio viaggio di ritorno in Curlandia nel carnevale dell'anno 1700, visitai a Venezia il principe di. Ovviamente qui manca il nome, nel senso che un altro artificio letterario usato da certi autori di quest'epoca era proprio quello di lasciare i nomi indefiniti, di non scrivere i nomi. È una cosa che peraltro, se ricordo bene, fa anche lo stesso Gustavo. Il nostro primo incontro risaliva al servizio militare e ora potevamo rinnovare una conoscenza che la pace aveva interrotto. Poiché desideravo vedere le cose più notevoli della città e il principe aspettava solo un cambio di valuta per tornare, mi lasciai persuadere senza difficoltà a fargli compagnia, rimandando la partenza. Convenimmo di non separarci per tutta la durata del nostro soggiorno a Venezia e il principe fu così cortese da offrirmi il suo appartamento ai Mori. Egli abitava là nel più stretto incognito, perché intendeva vivere appartato e l'esiguo appannaggio di cui godeva non gli avrebbe permesso di condurre un'esistenza adeguata al suo rango. Due cavalieri, della cui discrezione poteva fidarsi completamente, e alcuni servitori devoti, rappresentavano tutto il suo seguito. Evitava gli sprechi, più per inclinazione naturale che per parsimonia.
Fuggiva ai divertimenti, a 35 anni aveva resistito a tutte le lusinghe di una città dissoluta. Finora era rimasto indifferente al bel sesso. La sua indole era dominata da una profonda serietà e da un'appassionata malinconia. Le sue inclinazioni erano silenziose, ma ostinate fino all'eccesso. La sua scelta lenta e guardinga, il suo attaccamento fervido e perenne. Procedeva solitario in mezzo a una folla rumorosa di uomini. Chiuso nel suo mondo di fantasie, era spesso uno straniero in quello reale. Non era un debole, eppure nessuno era più incline di lui a lasciarsi dominare. Anzi, una volta conquistato da qualcosa, era impavido e leale, con lo stesso coraggio poteva battersi contro un pregiudizio riconosciuto e poteva morire per un altro. Qui c'è un po' la descrizione dell'eroe romantico, quindi per dirvi la figura che poi verrà quasi praticamente letteralmente incarnata, soprattutto dai poeti inglesi come Shelley o Byron, che era appunto un po' il personaggio solitario, ribelle, contro lo Stato, comunque molto spesso anche contro la Chiesa. Difatti, per dirvi, autori come Shelley, Byron, ma anche tra i loro precedenti, ecco, potremmo citare Fichte, in realtà sono stati tutti autori che venivano proprio denunciati per impietà. All'epoca si finiva ancora in galera o comunque si pagavano delle ammende. Venivano denunciati per impietà, per ateismo, perché di fatti loro promulgavano un po' questi primi concetti di ateismo da un punto di vista filosofico. Quindi, come vedete, lo Schiller introduce un po' quello che poi sarà lo stereotipo narrativo, comunque anche esistenziale, dell'eroe romantico, quindi del poeta maledetto, ecco, che poi comunque sfocerà anche nell'altro stereotipo del poeta maledetto francese. Allora, niente, questo era un po', è un po' per darvi un po' l'idea, ecco, vi leggo qualcos'altro, preso sempre dal romanzo, per darvi un po' l'idea dell'inquietudine, ecco, ripeto, non è un romanzo horror come lo possiamo intendere oggigiorno, però era già un romanzo che introduceva questo elemento di inquietudine. Una sera, mentre passeggiavamo in piazza San Marco, protetti da una maschera e tenendoci di parte come di consueto, cominciava a farsi tardi e la folla si era dispersa. Il principe notò che una maschera ci seguiva dappertutto. Era travestita da armeno e camminava sola. Affrettammo il passo, cercammo di disorientarla cambiando spesso percorso, ma invano, perché la maschera continuava a tenerci dietro. «Non siete stato coinvolto in qualche intrigo amoroso qui a Venezia?» mi disse alfine il principe. «I mariti veneziani sono pericolosi». «Non ho rapporti con nessuna signora», risposi. «Sediamoci qui e parliamo in tedesco», proseguì lui. «Forse ci confondono con qualcun altro». Sedendo su una panca di pietra, aspettando che la maschera passasse oltre. Quando questa ci raggiunse, sedette accanto al principe, egli tirò fuori l'orologio, alzandosi, mi disse ad alta voce in francese. «Sono le 9 passate, venite, abbiamo dimenticato di essere attesi al Louvre». L'aveva detto solo per allontanare la maschera dai nostri passi. «Sono le 9», ripeté quest'ultima, nella stessa lingua, lentamente e con forza. «Potete rallegrarvi, principe», lo chiamò col suo vero nome. «Egli è morto alle 9». Ciò detto, si alzò e si allontanò. Ci guardammo sgomenti. «Chi è morto?» disse finalmente il principe dopo un lungo silenzio. «Seguiamo la maschera per chiederle una spiegazione», gli dissi. Frugammo ogni angolo della piazza, la maschera era ormai introvabile. Tornammo delusi verso il nostro albergo. Lungo la strada il principe non disse una parola, camminava tenendosi in disparte, sembrava combattere dentro di sé una violenta battaglia, come in effetti mi confessò più tardi. Quindi, come vedete, già questo incipit, ripeto, non è horror, però già introduce questo elemento di inquietudine, ecco, ad esempio questo personaggio travestito con questa maschera che li segue, che dice, fa un po' questa se ne esordisce con questa frase inquietante: egli è morto alle 9, e ovviamente i due personaggi si spaventano. Quindi, come vedete, in questa pagina c'è già un po' i primordi di quello che poi ovviamente sarà il racconto propriamente detto di fantasmi, che ovviamente sarà sviluppato poi da altri autori, specialmente francesi. Allora, niente, questo era giusto per farvi un'introduzione a Schiller. Spero di avervi un po' incuriosito e comunque vi consiglio di leggerlo, anche se, ripeto, qui e lì ovviamente lo troverete comunque datato, anacronistico. Però se siete appassionati di tematiche oscure, di letteratura horror, datemi comunque una lettura. Concludo leggendovi qualche verso delle poesie filosofiche di Schiller, così vi faccio vedere anche un po', vi do anche un'idea del suo stile poetico, che ovviamente per forza di cose è proto-romantico, anticipa comunque questo discorso di poesia romantica,
E volendo si potrebbero comunque ravvedere anche delle influenze comunque neoclassiche o comunque anche idealiste, per dire, che comunque sono tutte cose che nel Settecento andavano da un punto di vista di influenza letteraria. Ecco, ricordiamoci appunto il discorso dell'idealismo tedesco, quindi Fichte, Schelling, Hegel. Per dire, ma anche comunque delle influenze neoclassiche d'ambito greco, per dirvi poter citare Winckelmann, che è stato appunto un autore, diciamo un commentatore molto celebre di arte dell'epoca, e ovviamente questo discorso di neoclassicismo, quindi atmosfere greche, neoclassiche, e poi anche le atmosfere appunto gotiche che si sviluppano, cominciano a svilupparsi sul finire del Settecento. Vi leggo una delle sue poesie, Poesia della vita, che è una delle più belle secondo me. Chi vorrà pascersi di figure d'ombra, che d'apparenza rubata rivestono l'essenza e la speranza illudono con possesso mendace. A nudo la verità devo vedere, se insieme all'illusione il cielo mio svanisce, se lo spirito libero che l'alto volo condusse, nel regno illimitato delle possibilità, legano le catene del presente, impara allora a dominarsi e lo troverà tanto più prono il sacro comando del dovere. Quello tremendo del bisogno, che già di verità teme il dominio mite, come sopporta la necessità. Così tu esclami, o mio severo amico, e guardi un certo approdo delle cose note, disapprovando a ciò che solo appare. Delle parole tue severa e spaventata, fugge la schiera degli dei d'amore, tace il concerto delle muse, e cessano le danze delle ore. Tristi e silenti raccolgono le ghirlande, le dee sorelle, dalla bella chioma. Apollo spezza la sua lira d'oro, ed Hermes il suo magico bastone. Il velo dei sogni di color di rosa, dal cereo volto della vita cade, il mondo appare ciò che è un sepolcro, dagli occhi suoi solleva la benda dell'incanto, il figlio di Citera, l'amore vede, nella creatura degli dèi esso vede, il mortale si spaventa e fugge, la giovanile immagine del bello invecchia e fin sulle tue labbra gela, il bacio d'amore e nel gioioso slancio in pietra ti trasformi. Come vedete, ci sono appunto le varie influenze relative a questo gusto neopagano, neoclassico greco, quindi riferimenti alle muse, ad Hermes, a Apollo, agli dei pagani, a Venere, anche a Afrodite. E poi queste prime incursioni quasi cimiteriali e sepolcrali, quando appunto l'autore dice, il cero volto della vita cade, il mondo appare ciò che è un sepolcro. Che come vedete sono appunto delle influenze già cimiteriali, già questa poesia comunque d'ambito sepolcrale, che poi comunque verrà portata ai suoi massimi livelli dagli inglesi, Thomas Gray, ancora prima di Gray comunque Parnell, Young, sono un po' tutti gli autori poeti cimiteriali inglesi. Peraltro non a caso, chi è appassionato di black metal sinfonico sa benissimo che il gruppo padre del genere, ovviamente il gruppo fondamentale, sono stati Cradle Filth soprattutto dei primi dischi, per dire da Scandare Embrace, e non a caso i Cradle Filth sono appunto inglesi, non poteva essere altrimenti, perché in realtà gli inglesi in letteratura sono sempre stati molto ispirati a questo discorso di sepolcri, cimiteri, atmosfere cupe e inquietanti, quindi di fatto il black metal sinfonico, che comunque ha avuto anche validi esponenti nel grande nord, che diciamo un po' così, usiamo un po' questo termine, quindi comunque per dirvi esistono gruppi, sono esistiti comunque gruppi fondamentali della scena black metal sinfonica, parlando comunque di Norvegia, parlando di Svezia, con forse la Svezia già un pochino di meno, parlando soprattutto di Norvegia e Finlandia, per dirvi. Tuttavia, sicuramente tra i padri principali del genere ci sono i Cradle Filth, e i Cradle Filth sono inglesi, per forza di cose hanno un po' nel DNA queste atmosfere sepolcrali e cimiteriali che comunque già i tedeschi, per dirvi Schiller, ma non solo Schiller, potrei comunque citarvi anche per dire Hoffman, comunque per dire comunque è stato un nome fondamentale del genere. O Novalis, ecco, soprattutto Novalis, comunque già avevano introdotto, anche se ripeto, le atmosfere cimiteriali sepolcrali ai loro massimi livelli le hanno portate gli inglesi, non tanto i tedeschi. Più
Chiudo dicendovi che l'Italia purtroppo non ha mai avuto un discorso di poesia cimiteriale o comunque di poesia fortemente romantica, intesa comunque come moto dello spirito, come aspirazione per il sublime o comunque per la malinconia, per il cupio di soldi, perché in realtà il romanticismo italiano è sempre stato molto più improntato a un discorso di rivendicazione politica. O comunque ci sono stati dei riferimenti sepolcrali in alcuni autori, ottocenteschi o comunque sul finire del Settecento, Vincenzo Monti, Ugo Foscolo, Tacchetti e Pascoli, Pascoli ancora prima di Pascoli Leopardi, però ovviamente sono riferimenti molto limitati, ecco, nel senso che l'Italia non ha mai brillato per letteratura inquietante o comunque, ecco, potrei citarvi comunque anche Vittorio Alfieri, L'Italia non ha mai brillato per letteratura horror o comunque spettrale. Noi italiani siamo sempre stati un pochino, diciamo, meno legati a queste atmosfere, anche se comunque, ripeto, se andate a leggere il primissimo Foscolo, nel primissimo Foscolo, che lui ovviamente era influenzato dai poeti inglesi, non a caso appunto da Young soprattutto, che lui peraltro cita nei suoi sonetti, trovate comunque dei riferimenti cimiteriali, quindi. Vabbè, niente, allora direi di avervi un po' detto tutto quanto volevo dirvi. Spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato utile e interessante. Io sono ovviamente appassionata di questo tipo di letteratura, anzi sono proprio una fanatica, ecco, nel senso sono proprio una bibliomane io. Magari, ecco, tratterò comunque altri autori. In realtà volevo già comunque riprendere in mano, anche dal punto di vista di commento critico, volevo comunque già ritrattare alcune cose, come per dire il velo dissolto, che sono tutti romanzi e racconti che io avevo letto quando ero piccola, avevo tipo 9-10 anni, però in realtà vorrei appunto rileggere attualmente e soprattutto poi scrivere anche un commento critico, di modo che così poi lo posso mettere sul web e poi chi è interessato se lo può scaricare, perché io appunto sono a favore della cultura libera e gratuita per tutti, quindi in realtà io stessa quando commento comunque un'opera mi piace mettere il commento in pubblico, ecco, comunque che sia, diciamo, che sia leggibile da tutte le persone che sono interessati a questo tipo di letteratura. Allora, detto questo, concludo il video, spero che sia stato un video che vi sia piaciuto. Magari sotto vi metto altri video che avevo dedicato a questo argomento, perché in realtà sono un po' i miei argomenti preferiti. Anche se io, vabbè, devo dire che soprattutto tratto temi di attualità o comunque un discorso di teologia, di analisi teologica, però in realtà quei temi lì li tratto da un punto di vista di confutazione, nel senso, a me non è che fa piacere leggermi l'opera di Juan Balthasar, appunto teologo, la leggo perché ovviamente poi la devo saper confutare, però è una cosa che appunto leggo di malavoglia. Perché le mie letture di riferimento, le mie letture preferite ovviamente non sono cose teologiche, sono cose poetiche, romanzi ottocenteschi, che però appunto in realtà devo evitare di trattare come li tratterei, perché in realtà se mi metto appunto dietro a trattare solo quelli, poi non posso, non ho più tempo di trattare altre cose più di attualità, quindi di conseguenza. Mi sforzo un po' di trattare cose più di attualità che magari neanche mi piacciono, però appunto che ripeto che credo che siano argomenti comunque utili da diffondere, da far sapere, e di conseguenza magari evito di fossilizzarmi solo su questo discorso di Ottocento, perché vabbè, se io mi metto a parlare di poesia e di narrativa dell'Ottocento, soprattutto inglese o italiano, ovviamente non finisco più, cioè. Farei tipo dei video, cioè se non mi do io una calmata, se non mi do io un limite, farei dei video praticamente che durano 10 ore solamente a parlarvi di queste cose, perché io sono proprio fanatica su questo argomento, quindi. Vabbè, niente, allora, spero che sia stato di vostro gradimento e se vi piace Schiller e l'avete già letto, o magari non vi piace e volete scrivermi perché non vi piace, scrivetemelo sotto nei commenti, che a me fa sempre piacere parlare di queste cose. E detto questo, saluto tutte le persone che hanno ascoltato il video, tutte le persone che si sono iscritte al canale, tutte le persone che lasciano commenti intelligenti o persone che mettono mi piace al video.